Per il nostro viaggio nelle associazioni LGBTQ oggi andremo a Milano per conoscere meglio il CIG, il Centro d'Iniziativa Gay. Sì, Natascia, questa sera abbiamo un cicerone speciale, Marco Mori, il presidente dell'associazione. Ciao Marco e benvenuto ad Oltre le Differenze. Ciao a tutti, buonasera. Allora Marco, il CIG è diventato Comitato Provinciale Arcigay nel 2006, ma esiste da molto più tempo, dal 1984. Sì, esatto, dall'84, esatto. Era proprio nato in questo periodo, a febbraio, il compleanno del CIG, intorno a metà febbraio, quindi siamo perfettamente nei nostri 28 anni. Senti, gli anni 80 erano anni difficili, c'era l'emergenza AIDS, la comunità LGBTQ provava anche a strutturarsi forse in un movimento unitario. A quasi 30 anni di distanza, quanto è cambiata la vostra associazione, anche Milano, la città in cui vivete? L'associazione è cambiata tantissimo in questi anni, è cresciuta e ha ampliato le sue attività. Diciamo che però nel corso di queste tre decadi ormai quasi ha saputo mantenere una sua identità, che però si è trasformata adeguando un po' anche al cambiamento della città, del territorio e anche dei costumi. L'associazione però si regge prevalentemente come nucleo interno sulle attività che un po' si sono definite negli anni 80, quindi il telefono amico, che è nato proprio nell'emergenza di esse, la biblioteca, che già da quegli anni accumulava materiale, che adesso è un grande centro di documentazione da un punto di vista di materiale raccolto, e le altre attività di accoglienza e servizi alla città. Abbiamo visitato il vostro sito e abbiamo scoperto che vi siete dati un'organizzazione interna articolata in sezioni, commissioni e gruppi di lavoro. Ci racconti qualcosa di più sul vostro circolo? Quali sono i servizi e le iniziative culturali su cui puntate di più? Appunto, dicevo, i gruppi, che erano quelli che componevano il CIG originale negli anni 80, si sono poi trasformati in sezioni nel 2006, quando siamo diventati comitato provinciale. Sono in questo momento 5. Accoglienza, che occupa, che fa attività di informazione ma anche di aggregazione sociale ogni domenica pomeriggio dell'anno nella nostra sede. Poi c'è la biblioteca, che è il centro di documentazione omologie, che ha un patrimonio di circa 7.000 monografie, 2.000 film a tematica LGBT e tantissimo materiale grigio che proviene dalla storia del movimento LGBTQ. Quindi ci possiamo anche mettere dagli anni 50, negli anni 60 in poi, perché ha anche materiale di altri paesi. C'è la sezione cultura, che svolge attività ogni mercoledì della settimana, ogni mercoledì dell'anno, e anche alcuni eventi durante altri momenti dell'anno, e dove ci sono dibattiti, presentazioni di libri o anche film o anche cene sociali di aggregazione dove si approfondiscono dei temi in modo un po' più informale. Siamo al telefono amico invece, che dal 92 è stato anche linea AIDS nazionale, e risponde ogni sera. Ci sono una trentina di operatori che si alternano, rispondono sia al telefono sia a una chat, che è un formato one to one, una persona con un operatore, e anche in modo asincrono, in modo differito via mail alla mail amica. Manca il gruppo scuola, che invece svolge attività nelle scuole superiori di Milano e provincia. Ogni anno ci sono circa una cinquantina di incontri in tante scuole superiori e partecipa, ospitato, a presentare le attività dell'associazione, ma anche a parlare di omofobia, di bullismo omofobico, di prevenzione malattie sessualmente trasmissibili e disagio, ma anche di coming out e altre tematiche a noi vicine. Il gruppo giovani, c'è la commissione, già in commissione 20, che organizza il Gender Gap, che è la nostra festa la domenica sera. Ci sono tante altre attività, si sta ricostituendo un gruppo salute che era un po' silente. C'è il Festival Mix, che è la nostra attività. C'è il progetto Rainbow, che ha un gruppo specifico di lavoro su questo progetto, che tra poco avrà i primi risultati operativi da diffondere. Insomma, tante attività diverse, alcune con tanti volontari, alcuni con gruppi più ristretti di persone. Insomma, un impegno a tutto tondo. C'è il presidente, che lavora praticamente da tutto l'Italia ogni giorno, però vabbè. L'ultima domanda riguarda il rapporto con le istituzioni, in particolare con la nuova amministrazione Pisapia. Come giudichi le scelte del nuovo sindaco? E mi riferisco al patrocinio al Gay Pride, all'apertura del registro delle unioni civili e alla concessione del fondo anticrisi anche ai conviventi, quindi anche omosessuali. Le amministrazioni sono difficili da prendere, perché come associazione noi viviamo praticamente di volontariato, quindi insomma avere la struttura organizzativa, anche se siamo un comitato strutturato e organizzato, avere la struttura per star dietro ai politici è sempre difficile. Poi se i politici sono in alcune aree politiche è proprio quasi impossibile, perché c'è il muro di gomma. E infatti con alcune istituzioni in passato, attualmente, abbiamo difficoltà a dialogare perché c'è un po' un non ascolto. Con la nuova amministrazione invece di Milano, con la giunta Pisapia, si è instaurato un dialogo, sono in corso dei contatti sia con l'assessore Maiorino, con cui abbiamo già dei rapporti,
se ci ascolta, ci si ascolta, e anche con gli altri assessori, da Boeri, assessore alla cultura, e pian piano gli altri. È un divenire, non mi sbilancio per un giudizio. Vedremo se col tempo Milano risulterà. La Milano positivo, ecco. Ecco, vediamo se col tempo la Milano di Pisapia riuscirà a sembrarti più inclusiva rispetto a quella della Moratti. Un'ultima curiosità, poi ti lascio andare via. Vi state preparando all'incontro mondiale delle famiglie? Sappiamo che il Papa Benedetto XVI verrà a Milano per celebrare la Santa Messa. Ma Milano è una città che si prepara a tutto, perché c'è una fiera, una mostra, un evento ogni mese dell'anno, ogni settimana. È l'ennesimo, è interessante, verrà il Papa, dirà le cose che il Papa è venuto a dire, e vediamo cosa dirà la politica invece. E questa è la cosa più importante, ecco. Allora, l'appello con Marco è questo, che la politica dia risposte concrete, d'accordo? Bene, ringraziamo e salutiamo Marco Mori, presidente dell'Associazione CIG di Milano. Grazie a te, grazie a voi. A presto. E noi ci prendiamo una pausa. Voi non vi muovete perché? Lo sapete, vero? Chi non resta con noi è un vero frufru.